Leonardo Paniccià, una vittoria alla grande grazie a un primo tempo in cui avete dimostrato una grandissima determinazione. Forse gli avversari non se l'aspettavano, non erano nella serata centrati nel primo tempo. Nel secondo però vi hanno recuperato 3 gol. Purtroppo il secondo tempo siamo calati molto e è un po' un errore che facciamo, perché anche l'altra partita è andata allo stesso modo, che siamo andati in vantaggio, poi ci rilassiamo e poi gli errori qui contano, perché comunque le squadre sono tutte preparate. Sì, loro hanno tenuto, non pensavo, fino alla fine hanno visto forse il calo vostro, hanno avuto oltre che fisicamente anche di testa, sono riusciti a fare il pressing fino alla fine. Poi c'è da dire anche voi sfortunati con il palo di Laiedra alla fine, quello poteva essere una bella ammazzata psicologica. Poi in una partita in cui c'è un andato e un ritorno, poi i gol si fanno sentire, anche psicologicamente chiudere questa partita con un vantaggio maggiore sarebbe stato l'ideale. Però sempre 2 gol di vantaggio, prima della partita avresti firmato, no? Per una vittoria. La vittoria fa sempre morale. Forse è importante non sentirsi, forse con più gol c'era il rischio che vi sentivate troppo avvantaggiati, così invece sì. Dovete partire alla pari quasi. Esatto, così non possiamo rilassarci, sappiamo che dobbiamo fare la nostra partita, poi la prossima speriamo che ritorna anche il capocannoniere, esatto. Per cui ce la giochiamo e speriamo di arrivare avanti, speriamo anche che lo sponsor ci paghi queste ultime 2 rate, perché ultimamente è un po' di braccino corto. Va bene. Ringrazio. Comunque siete avanti, come mai? Questa finale inizia a avvicinarsi. Ancora non è detta l'ultima parola. Già, non dobbiamo avere questa convinzione, dobbiamo andare lì e giocare la partita. Perfetto. Come abbiamo fatto finora. Ti ringrazio, in bocca al lupo per proseguire. Grazie a te e allo Sportwear. Grazie. Ciao.